Come stai? Spero che tutto proceda per il meglio. Io, come sempre, cuore. Ma, se così non fosse. Spero tanto di riuscire a farti rilassare, a farti liberare la mente con questo video ASMR. Come ti avevo preannunciato nel video, chiamiamo il video sfogo, che avete davvero visto in tantissimi, a cui avete partecipato in tanti, e io vi ringrazio immensamente. L'ho già fatto meglio nei commenti, anche se ho visto che ancora ogni tanto c'è qualcuno nuovo che commenta, e pian piano cerco sempre di rispondere a tutti in base al tempo che ho a disposizione. Ma sappiate che sono veramente grata per tutto l'affetto, la comprensione e il supporto che c'è stato sotto quel video. E mi avete proprio ricaricata tantissimo. E non me l'aspettavo onestamente tutto questo supporto, quindi sono rimasta piacevolmente stupita, mi sono anche emozionata tantissimo. Tipo che molti commenti li leggevo con le lacrime agli occhi, ma ovviamente lacrime positive perché sapete che io mi emoziono in questo modo, ecco. Comunque, vi avevo appunto preannunciato che ho un po' di collaborazioni da smaltire, aziende che stanno aspettando anche da più di 6 mesi ormai, a causa della difficoltà che ho avuto. Adesso non sto a ripetere, ho già parlato abbastanza in quel video. E quindi niente, in questo periodo usciranno un po' di video collaborazioni. Se riuscirò, cercherò di mettere anche qualche altro video un po' più puramente ASMR, altrimenti comunque sappiate che al momento non sto, anche proprio per cosa mia, per praticità mia, non sto accettando altre collaborazioni, quindi una volta che ho finito queste, vedrò se accettarne altre oppure no, in base appunto al mio organizzarmi. Però queste le devo assolutamente fare, perché le aziende, anzi, sono state troppo comprensive, devo dire, nei miei confronti. L'azienda di oggi si chiama New Chic ed è un'azienda con la quale ho collaborato anche un'altra volta. Mi ero trovata bene, quindi quando mi hanno riproposto la collaborazione l'ho accettata molto volentieri. E ho scelto un po' di capi, però appunto siccome risale a un po' di mesi fa, quando ancora faceva abbastanza freddo, ci sono alcuni capi. Giorno ho registrato le clip, è stato veramente terribile indossare un cappotto, cioè mi stavo squagliando. Però ecco, appunto ci sono un mix di capi tra da primaverili anche estivi e autunno-inverno, diciamo. Quindi iniziamo subito, vado ordine sparso, i primi capi che mi capitano sotto mano li mostro. Ecco, vorrei appunto iniziare quindi da questo vestito bianco. Questo diciamo che è primaverile o magari se capita una sera d'estate dove c'è un po' di freschetto. Questo può comunque andare bene perché è molto sottile il tessuto, davvero molto 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 sottile, leggero, fresco e
quindi a maniche lunghe. C'è anche un laccetto, e di qua ho fatto un fiocco per poter appunto stringere in vita. Poi, come sempre, vedrai la resa nella clip che seguirà. L'azienda mi ha richiesto di scegliere anche questa volta capi del brand Joins, perché appunto New Chic è un sito in cui rivendono diversi brand. Ecco, non c'è il brand New Chic, ma il sito si chiama New Chic e all'interno ci sono alcuni brand, tra cui appunto Joins, che loro vogliono maggiormente sponsorizzare in questo periodo. Questa è l'etichetta. Io, sempre per questioni di tempo, ma anche perché questa volta ho registrato prima le clip rispetto a questo video parlato, ho lasciato le etichette proprio per mostrarvi come arrivano effettivamente i capi e anche perché appunto è capitato, non era neanche previsto che registrassi le clip. Ma avevo proprio quell'orettina libera che è capitata così e ho fatto il massimo che potevo. Ah, ti voglio anche far vedere che nel retro c'è questa cerniera e. Che arriva circa fino a metà schiena, perché appunto altrimenti infilandolo così non entri, insomma, non entra il resto del corpo. Che la parte alta risulta più aderente ed è anche abbastanza scollato, una scollatura a V. Per i miei gusti, quindi non porto molto spesso, a parte questo top che ho oggi, però diciamo che io non. Di solito le magliette non le uso quasi mai con le scollature a V, non che abbia niente contro, anzi, però penso che mi valorizzino di meno, quindi le tento. In cui te lo mostro indossato. Cercherò di mostrarti il capo più voluminoso e caldo di questo video, che appunto è il cappotto. Allora, questo cappotto l'ho visto sul sito, indosso la modella e ho detto no, vabbè, lo devo avere perché è bellissimo. È un mix tra bianco, nero e grigio. E siccome sono colori che penso mi stiano bene, in base anche alla mia stagione cromatica, ho detto prendiamole, anche bello lungo. Ora non so come farò, perché come già è difficile cercare di far entrare nell'inquadratura i capi, anche quelli più piccoli, un cappotto, cercherò di mostrarti le cose principali e poi appunto sempre nella clip si vedrà meglio. Però volevo dirti, chiederti se
se ti va di farmi sapere un tuo pensiero di come pensi mi stia, perché io ero appunto entusiasta, ma forse come sta a me non mi piace e quindi nel caso lo regalerò, ecco. Peccato perché appunto praticamente l'ordine l'ho impostato tutto su questo, in base alla scelta di questo cappotto. Che era anche, siccome mi hanno dato un budget a cui attenermi, questo è quello che appunto costava di più. Ed è la prima cosa che adocchiato. Un peccato che proprio questa a cui tenevo di più non so, non mi abbia convinto a pieno come mi sta. È un classico cappottino. E qua abbiamo il colletto, diciamo, vedi così, dentellato, possiamo dire. Qua anche con così. La fantasia cosa? No, è un XL, non ci credo. Credo che abbiano sbagliato, perché io sono sicurissima di aver chiesto una S, perché lo scrivo proprio per ogni capo. Ecco perché mi stava grande, che lo sentivo, che poi non mi sta neanche così grande, però me l'aspettavo appunto più aderente. E c'è un XL, c'è scritto qua, non so se si vede. Comunque, nel caso non si sia visto, credimi sulla parola, è un XL, ecco. Comunque è lungo lungo, ha delle tasche laterali e la chiusura con questi bottoni neri. E niente, questo probabilmente allora lo regalerò per davvero. Ti lascio la clip in cui te lo faccio vedere molto meglio indossato. Sono volati dei pelettini che mi stanno dando tipo allergia. Aiuto! Ho dovuto fare una mini pausa per andare a soffiarmi il naso perché con il cappotto si sono mossi dei pelucchi che sono andati tutti nell'aria. Ce ne sono ancora. E siccome io sono anche allergica a queste cose, la polvere, eccetera. Sentite il naso un po' tappato per questo. Scelto perché c'era ancora un pochino di budget a disposizione, ma non sarebbe uscito nessun altro capo di abbigliamento. Allora ho scelto questo elastico particolare perché appunto ci sono tutte queste trecce che vanno dal nero al blu elettrico. Che vabbè, si vede che sono sintetici, però da vedere così è carino.
l'ho usata anche nel mio profilo fitness per registrare qualche reel e mi ero fatta una coda con questo elastico e esteticamente a me piaceva proprio perché c'erano tutte queste trecce. Ti mostro invece un maglioncino bianco. Questo ha una scollatura particolare, resta così. Questo è il davanti. Maniche lunghe, tessuto, costine. È molto morbido indossato. Mi piace, infatti. Non vedo l'ora poi di utilizzarlo. Di questo ho preso una S. Avevo preso già la scorsa volta, nera, e siccome mi sono trovata molto bene, è proprio un tessuto super morbido, veramente piacevole indosso, l'ho presa anche di questo blu. È veramente piacevole da indossare, mi piace tantissimo. Questa è una scollatura tonda, direi. Anche qua il tessuto è a costine. È molto morbida. Credo che questo sia cotone, non lo so. Ma probabilmente anche la stane, se è così elastica. Boh, vediamo un attimo se qua c'è scritto. E come dicevo, è molto morbida ed elastica. Non è infatti cotone, ma 95% poliestere e 5% spandex. Comunque sono prodotti cinesi, la qualità è nella media. Sicuramente c'è da dire che questo, non so se posso nominare altri brand, quindi ti dico, tra questo sito e l'altro più famoso e conosciuto, c'è sicuramente più scelta nell'altro rispetto a questo, ecco. Quindi, cioè, se dovessi fare degli acquisti per me e dovessi scegliere tra i due, probabilmente sceglierei l'altro. Quindi questo c'è da dirlo, anche se ci sono davvero alcune cose graziose. C'è questo jeans. Allora, anche la scorsa volta avevo preso un jeans, però
Non so, devo provare a vedere se magari devo tirarlo ancora più su, ma insomma non voglio tirarlo fino alle ascelle. Ma cosa succede? Che il cavallo del pantalone, credo questo sia il cavallo del pantalone, mi resta tipo tutto sceso, non mi piace l'effetto, l'ho rinotato anche nelle clip che ho registrato, nonostante ci fossi stata attenta a indossarli. Perché era successo già la scorsa volta con l'altro jeans, anche con questo è un effetto che non mi fa impazzire da vedere indossato, quindi boh, devo valutare. Però il modello era carino, diciamo con lavaggio medio direi, e questa volta ho scelto con questi strappi. Abbastanza aderente come modello. Questo è il dietro con queste tasche. Anche sulle tasche ci sono questi strappetti. Bottoncino e ovviamente qua la cernierina. I prezzi di tutti questi capi, a parte il cappotto che mi sembra sia costato sui 44 dollari, una cosa del genere. Ora non ricordo perché è passato un sacco di tempo, però il resto dei vestiti sono, diciamo, a parte i cappotti che tendono a costare di più, sono nella norma di un sito cinese, dai 10 ai 20 dollari circa. Comunque la qualità equivale al prezzo, però se dovessi consigliarti, probabilmente ti direi che ci sono magari siti appunto della stessa qualità dei capi o anche migliore. Probabilmente ecco, io acquisterei da un altro sito, però se magari c'è qualcosina che piace, non sono male. Una cosa che mi è piaciuta particolarmente è questa gonna gialla. In realtà io la volevo della colorazione rossa, perché poi ci sono dei capi che sono presenti in diverse colorazioni. Questa gonna appunto era presente in varie colorazioni, aveva addocchiato un rosso bello intenso. Però, siccome non c'era, mi hanno chiesto: vuoi che ti inviamo un altro colore o preferisci aspettare? Io ho detto: no, dai, va bene quella gialla. Allora, è una gonna molto lunga, arriva alla caviglia. La vita è elasticizzata nel retro. Che bel suono! Mentre davanti non c'è questo effetto elasticizzato e abbiamo queste due bande di tessuto con le quali poi si va a creare il fiocchetto. Vabbè, si può fare più carino il fiocco, però insomma, se vuoi farti capire che poi risulta così e scende bella bella lunga e credo si dica, correggimi se sbaglio,
ma svasata quando poi è tutta così bella ampia e larga. È molto bella indossata. Ora la vedrai nella clip. Poi è un tessuto molto leggero, secondo me questa qua, oltre che magari in qualche bella giornata di primavera, ci sta bene anche in estate. Cioè, io probabilmente la utilizzerò anche per uscire Gonna gialla. Questa quest'estate. Questi vestiti ce li ho tutti appoggiati su una panca proprio perché finché non registro la collaborazione non li metto a posto e quindi assolutamente erano da mesi lì e devo assolutamente metterli in ordine adesso. Non potevo più rimandare.